Questo è un progetto che è fondamentalmente dedicato a migliorare le metodiche diagnostiche e in particolare di imaging, quindi di neuroradiologia, alla diagnosi delle epilessie del lobo temporale. Le epilessie del lobo temporale rappresentano le forme più comuni di epilessie focali dell'adolescente e dell'adulto. E questo va specificato, è un progetto di rete su base nazionale e peraltro è uno dei 6 progetti che il Ministero della Salute ha finanziato su tutto il territorio nazionale. È un progetto di rete, quindi vuol dire che tecnicamente noi come Regione Emilia-Romagna siamo responsabili di un gruppo di ricerca che si chiama Work Package, che in particolare è focalizzato a integrare 2 metodiche differenti, l'elettroencefalogramma, che storicamente è lo strumento che si è sempre utilizzato per studiare le epilessie, e la risonanza magnetica funzionale. Va detto che appunto, essendo un progetto di rete, esistono altri 2 gruppi di ricerca che sono entrambi della Regione Lombardia e sono l'Istituto Neurologico Besta di Milano e l'Istituto Mondino di Pavia, che rappresentano gli altri work package di questa rete che dovrebbe nell'arco di 3 anni riuscire a organizzare e a raccogliere dati su base nazionale per aggiungere degli elementi di diagnostica avanzata, per riconoscere precocemente e avere dei biomarcatori di questo tipo di forma di epilessia. Quando io ho iniziato a occuparmi di epilessia, circa il 50% delle epilessie era causa sconosciuta, cioè non si sapeva la causa. E negli ultimi 20 anni devo dire che le tecniche di neuroradiologia hanno cambiato radicalmente lo stato delle cose, nel senso che oggi le epilessie di cui noi non conosciamo la causa rappresentano non più del 20%, perché sono migliorate in maniera estremamente importante le capacità diagnostiche e da questo punto di vista le tecniche di neuroradiologia hanno avuto un ruolo molto importante nel migliorare le nostre conoscenze. Un altro aspetto che è decisamente cambiato è la modalità e il numero di farmaci e di trattamenti che abbiamo a disposizione oggi per curare l'epilessia rispetto a 20 anni fa. Quindi è nettamente aumentato sia il numero di farmaci, ma anche è nettamente aumentate le nostre conoscenze, tali per cui certe epilessie che non rispondono ai farmaci oggi possono andare incontro a guarigione se i pazienti vengono sottoposti a degli interventi mirati di chirurgia dell'epilessia. Uno degli obiettivi di questa ricerca sarà proprio anche quello di correlare i dati di risonanza magnetica avanzata, diciamo, con e i pazienti che andranno anche sottoposti a interventi di chirurgia dell'epilessia in diversi centri che faranno parte di questa grande rete che sul territorio nazionale, ma che in particolare viene coinvolta le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, partecipano a questo progetto.